Hello, I'm Misha Smikens and I'm a drawer, you see it.
I draw the human figure and the freedom of the human figure. That's why my drawing happened on one time. I use a mixed technique with pigments, with a drawing with a bamboo pen and China's ink, and then I come with colors on it. For example, the transparencies for the eyes. But if I had to draw a clothes, then I use, for example, a raw color on this side. I came on me immediately with a blue one on this side too. With my finger, I mixed it, and I come back with a red color. I got this color, and with my finger, I make the volume of it. And that's why I think my works has this freedom from the life. It's very important. Yes. Very beautiful. Thank you so much. Thank you too. Ciao, sono Ariadna Lotto, sono un'artista rumena che vive in Italia da 20 anni, quindi sono, ho anche la cittadinanza italiana. Come lavoro faccio data engineer, sono appassionata dell'arte digitale e ho iniziato come artista a fare quadri in acrilico e collage, e da pochi mesi faccio solo arte digitale. Sono molto appassionata. Ho portato qui 4 immagini stampate sull'alluminio. La maggior parte illustrano il corpo della donna. Di solito i miei quadri parlano dell'ambiente in cui vivo, delle città italiane, soprattutto Torino, dove io lavoro e vivo da 20 anni. E quindi i miei temi sono molto collegati al urban, alla periferia delle grandi città, e anche, essendo molto romantica, anche alla situazione della donna oggi. Spero che i miei quadri trasmettano il mio romanticismo, un po' di erotismo, ironia, comunque che riflettino l'ambiente in cui io vivo e l'era in cui vivo, 2021. Quindi questo quadro è il mio preferito, si chiama Europa. Qui in questo cerchietto blu ho rappresentato l'Europa, quindi con i simboli. Essendo rumena ci sono elementi del mio paese, quindi Dracula è un'Europa che soffre, è circondata dalle persone che la dominano, e noi come spettatori. È uno dei miei quadri preferiti. Tutti sono belli, amo bellissimi. L'arte pop, come si può vedere. Bei colori, bellissimi. Grazie. Complimenti. Grazie mille. Ciao, sono Antonio Russo. Studio all'Accademia di Belle Arti di Firenze e questi sono i miei lavori che ho presentato alla Biennale. Bene o male ho parlato della diversità, del fatto che il mondo è formato da persone diverse tra di loro, e questa diversità caratterizza l'essere umano da sempre, la mescolanza dei colori, delle caratteristiche di ognuno va a creare l'essenza dell'essere umano. Diciamo.